Benvenuti in una nuovissima analisi punto per punto dedicata ancora una volta al nostro ladro gentiluomo Lupin III, creatura di Monkey Punch, creato nel 1967. Settimana scorsa ci siamo occupati di Lupin Zero, nuova miniserie prequel in 6 episodi, uscita il 18 di gennaio, andate a recuperarvi il video, una serie assolutamente imperdibile. Oggi ci occupiamo invece di un film uscito appena 9 giorni dopo, ovvero il 27 gennaio, intitolato Lupin III vs. Cat's Eye. Questa pellicola esce in onore dei 40 anni dalla prima messa in onda dell'anime delle Occhi di Gatto, creatura nata nel manga di Tsukasa Ojo. Questo trio di ladre ha una missione precisa, ovvero quella di recuperare tutti i dipinti appartenuti al padre, ovvero Michael Hines. Tra i vari personaggi, vabbè, chiaramente le tre sorelle, ovvero Itomi, Rui e Dai, e l'impagabile investigatore un po' pasticcione Toshio Utsumi. È un anime che non ho mai amato follemente, devo essere sincero, mi faceva molto ridere la premessa, queste tre ladre che si chiamano Occhi di Gatto, che vanno in giro a rubare quadri, ma che durante il giorno lavorano nel locale Occhi di Gatto, tra cui appunto l'investigatore che non solo è il fidanzato di una delle protagoniste, ma frequenta il locale tutti i giorni e non si rende conto di questo collegamento. Vabbè, chiaramente, certo, sto prendendo a parole un capolavoro, un cult, senza dubbio, però mi ha sempre fatto ridere e mi ha sempre un po' distaccato da quest'opera, benché ami particolarmente la figura del ladro messa in scena appunto nell'animazione, nella letteratura e quant'altro. Vabbè, insomma, adesso non voglio soffermarmi troppo su Occhi di Gatto, se non per dirvi che la prima serie animata esce appunto nel 1983 e vede due registi d'eccezione. Abbiamo Takeuchi, ma soprattutto Kodama che andrà a lavorare alla regia di alcuni degli anime più importanti della generazione passata, ma anche di questa, appunto. Mi riferisco a GTO, piuttosto che a City Hunter, altra creatura, appunto, di Tsukasa Ojo. Tra l'altro, in City Hunter, il film Private Ace del 2019, diretto proprio da Kodama, qua rivediamo, dopo tantissimi anni, ancora una volta, le Occhi di Gatto alle prese con Ryo e Kaori, un film non riuscitissimo. Kodama ha lavorato, tra le altre cose, anche a Lupin III, parte terza, ovvero Lupin Giaccarosa. Lo stesso Lupin che ritroviamo nel film delle Cat's Eye, perché essendo la saga di Giaccarosa iniziata nell'84 e conclusa nell'85, e iniziato invece l'anime delle Occhi di Gatto nell'83 e conclusosi nell'85, per ragioni spiccatamente temporali, non ci poteva che essere Lupin Giaccarosa ad affiancare il trio di queste ladre. La trama del film in realtà è molto particolare, perché benché Lupin sia costantemente centrale, anzi svolga proprio la funzione di mentore, soprattutto per la più giovane delle Occhi di Gatto, ovvero Tati, che in lingua originale è Ai, in realtà la trama in sé per sé riguarda prevalentemente il trio di ladre, e voi direte: ci mancherebbe, il film è per i 40 anni delle Occhi di Gatto, e avete anche ragione. La cosa che però mi ha sorpreso e veramente in positivo è il fatto che si vadano ad analizzare aspetti della trama di questi personaggi, molto nello specifico si va a scavare davvero tanto nelle origini, soprattutto quelle di loro padre, ovvero Michael Hines, artista le cui opere sono disperse nel mondo anche per colpa dei nazisti e di cui Lupin fa parte integrante. Quindi capite, il fatto che Lupin sia così collegato a Michael Hines, l'ho trovato una cosa molto particolare, molto fuori da quello che mi sarei aspettato, ovvero un semplicissimo film crossover non dissimile dai due già usciti con il Detective Conan, ovvero l'OAV del 2009 e il seguente film uscito nel 2013. Due pellicole che reputo veramente di basso livello per una complessità di trama assurda nel raccontare una cosa semplice come il classico rapporto ladro-investigatore, in questo caso appunto incarnati da Lupin Giaccarossa e Detective Conan. Ora però non voglio parlare di questa pellicola, quanto del fatto che sono rimasto molto sorpreso nel vedere invece una complessità di trama che riguardasse così da vicino i protagonisti. Certo, non ci sono soltanto rose e fiori in questo film, ecco. Ad esempio la figura del cattivo l'ho trovata estremamente debole, soprattutto perché spaccata in due diversi antagonisti, uno più antagonista dell'altro, ora non voglio rivelarvi troppo. Inoltre, una parte di trama, diciamo così, esoterica, adesso ripeto, non voglio entrare troppo nel vivo, mi ha entusiasmato veramente poco.
Però nel complesso è un film che devo dire ho apprezzato veramente veramente molto. Ma chi troviamo alla regia di questo nuovissimo lungometraggio che dura 90 minuti, un orario che adesso sembra assurdo dato che ormai ogni film dura 6 ore se non di più? Beh, la regia è stata affidata a Shizuno e Seshita, due registi molto esperti che hanno già lavorato veramente tantissimo, soprattutto Shizuno ha lavorato a ben 7 film di Conan, ma anche la trilogia animata uscita pochi anni fa dedicata a Godzilla, il re dei kaiju per l'appunto, e poi alla serie TV animata di Knight of Sidonia nel 2014. Seshita, il secondo regista, è in realtà il braccio destro di una vita di Shizuno, con lui ha lavorato a Knight of Sidonia e a Godzilla chiaramente, ma ha anche fatto progetti suoi come ad esempio il film di Blame uscito nel 2017 e il film di Ajin nel 2015. Quindi capite che ci troviamo di fronte a due registi abbastanza scafati. E la regia del film in sé per sé non è neanche male, soprattutto perché riesce a mettere in scena l'action con una dovizia che personalmente mi ha molto divertito. C'è ad esempio un assalto al treno che è molto bello, molto dinamico. Però c'è un però, ovvero questo, oltre ad essere il primo crossover con Occhi di Gatto e il quarantennale, tutto quello che vogliamo, è anche il secondo film di Lupin III in computer grafica. Il primo era uscito appunto nel 2019 ed era Lupin III The First, che aveva una computer grafica, per passatemi il termine, un pochino più disneyana, mentre invece qua ci troviamo in quel misto di CGI e animazione classica, per così dire, che stona veramente tantissimo con la figura di Lupin, che è una figura iperdinamica. La stessa cosa chiaramente vale per le Occhi di Gatto. E in certi momenti sembra di trovarci davvero di fronte a delle marionette di carta che si muovono in maniera difficile, disarticolata, poco credibile. Lupin, tra l'altro, si presta moltissimo a uno stile cartunesco che esageri le espressioni facciali, le espressioni del corpo. E questo tipo di animazione sicuramente non giova al personaggio. Quindi non aspettatevi nulla di assolutamente incredibile. I momenti peggiori da questo punto di vista sono chiaramente quelli dedicati ai veicoli, ai mezzi di trasporto, che sono fatti integralmente in una CGI, che non dico essere di bassa lega perché chiaramente non è bello, però non è proprio appagante alla vista, ecco. Molto interessanti sono invece le musiche. Le musiche sono chiaramente di Yuji Ono, ormai decano di Lupin III, che ha firmato tantissime colonne sonore riarrangiandosi ma creando sempre qualcosa di nuovo. E la cosa più carina è che Ono ha collaborato a Kazuo Otani, ovvero colui che ha creato le musiche delle Occhi di Gatto, mescolando queste due sonorità in realtà così semplici, così simili tra loro, e creando una soundtrack assolutamente piacevole che mescola grandi classici di Lupin alle atmosfere più tipiche delle Occhi di Gatto. Le musiche funzionano davvero ad hoc e sono sistemate in montaggio in momenti veramente topici e ben fatti davvero, quindi da questo punto di vista un plauso senza riserve. Parliamo per ora della cosa che mi interessa di più, ovvero Lupin III. In questo film vediamo Giaccarosa. Giaccarosa è sicuramente il mio Lupin preferito. So che vado contro tutto quello che è la moda, solitamente giacca rossa o giacca verde, soprattutto per l'aura di Miyazaki di cui è ricoperta, sono quelli più osannati dal pubblico. Io invece amo Giaccarosa proprio perché il design creato nel 1983, la serie poi arriverà nell'84, da Yuzo Aoki, si rifà in maniera particolare al manga originale di Monkey Punch, inserendo la comicità che già Monkey Punch aveva messo nella sua opera e un disegno assolutamente esagerato, come vi dicevo prima, quindi con espressioni facciali e fisionomie quasi caricaturali. Amo particolarmente quel tipo di animazione, quel tipo di character. Giaccarosa ha tutta una sua comicità basata non soltanto sulle gag, ma proprio riguardante uno smacco nei confronti della vita. Ormai Lupin è un ladro scafato che sa assolutamente cavarsela e che ride in faccia alla morte. Una serie davvero bellissima che tra l'altro utilizza una palette cromatica assolutamente folle. Lupin da solo è vestito con questa giacca rosa, una camicia verde, Jigen ha questo abito tendente al blu con una camicia arancione, quindi capite, colori molto forti, molto violenti che si mescolano insieme,
creando un mix anni 80 assolutamente piacevole e che sa discostarsi dal romanticismo e da quell'aria libera del Lupin di Miyazaki e Takahata, della Giacca Verde, comunque molto bello nella maniera più assoluta, e dal Lupin Giacca Rossa, invece molto più grintoso, molto più, passatemi il termine, 007iano, quindi una sorta di agente speciale, sempre a mille, con piani assolutamente complessi, con i character design del buon Ozumi. Lo stesso Yuzo Aoki, quando andrà a creare la sua serie, vorrà proprio distaccarsi da entrambe queste serie per creare qualcosa di totalmente nuovo. Ci riuscirà in pieno nel 1985, appena prima che la serie concluda il suo corso di 50 episodi, uscirà il film La leggenda dell'oro di Babilonia, diretto da Suzuki, un film che riprende in toto la dinamica e la poetica pensata appunto da Aoki e chiaramente da Monkey Punch, che come sempre va a supervisionare tutti i lavori. Da quel momento Giacca Rosa non lo vediamo più, se non in due momenti, ma parliamo veramente di piccole comparsate. La più piccola è sicuramente nel 2009, nel film Lupin Green vs Red, un film molto bello che parla davvero dell'importanza della diversità delle varie giacche. In tutto questo Giacca Rosa, capite, non è manco nel titolo, si vede veramente in un frame di mezzo secondo. L'altro punto in cui ritorna Giacca Rosa oltre a questo film è nell'episodio 6 della parte 5 uscita nel 2018, ovvero Giacca Blu per intenderci. L'episodio si intitola Sfida alla cassaforte. Parte 5 si caratterizzava per avere al suo interno degli episodi con altre giacche, quindi avevamo uno o due episodi con Giacca Verde, altrettanti con Giacca Rossa e uno con Giacca Rosa, ripresa in maniera assolutamente esplosiva, divertentissima, forse fin troppo comica, ecco, se posso permettermi, anche se mi ha divertito tantissimo. Dal 1985 a oggi, a livello di serie, Lupin si è poi fermato fino di fatto al 2012, quando uscirà Una donna chiamata Fujiko Mine, che vedrà chiaramente un Lupin Giacca Verde, e poi da lì, dalla Giacca Blu, e si va avanti fino chiaramente a oggi. Giacca Rosa è sempre stato un po' snobbato, ha la diceria di essere la giacca meno apprezzata e che fu un flop in generale. Questo è tanto vero per la pellicola cinematografica, che mi piace molto, ma che non andò così tanto bene, per questa ragione non ci furono altre pellicole di Giacca Rosa. Per la serie invece non è assolutamente vero, perché era stata pronosticata come serie di 25 episodi, quindi molto più simile in lunghezza a Giacca Verde, ma fu poi ampliata proprio per il successo che ebbe a 50 episodi, quindi capite, è stata raddoppiata, non è una serie che è andata proprio male. Ma il Lupin che vediamo all'interno di questo film è oggettivamente il Lupin Giacca Rosa ipotizzato da Yuzo Aoki? No. A partire proprio dal vestiario, banalmente, il Lupin che troviamo in questa pellicola ha sì la giacca rosa, ma porta sotto una camicia nera e una cravatta gialla, che sono invece due elementi di giacca verde. I pantaloni sono poi grigio chiaro, elemento invece di giacca rossa. Quindi di fatto è un mashup tra i tre tipi di giacche. Ora voi direte, Iva, ma quante seghe mentali che ti fai? Madonna, cioè va bene, giacca rosa, va bene. Per carità, non voglio fare guerre di religione, il film in realtà mi ha molto divertito, quindi non mi sento neanche di bocciarlo per queste ragioni. Però ci sono proprio delle differenze tra queste varie giacche, e in realtà lo stesso Lupin che troviamo all'interno di questo film si discosta ampiamente da Giacca Rosa per la mancanza, ad esempio, di quella comicità che lo contraddistingueva e che forse lo rende veramente diverso dalle altre, oltre a un character completamente diverso. Ecco, il Lupin che troviamo in questa pellicola in realtà è un vero e proprio mashup di giacca verde e giacca rossa. La giacca verde la si vede proprio nell'istinto romantico che ha questo Lupin in veste di mentore per appunto Ai, ovvero una dell'occhio di gatto più giovane, come vi dicevo prima, ma è anche il Lupin dei grandi piani esplosivi, dei grandi piani cervellotici alla Lupin giacca rossa, però con quella venatura di esoterismo che invece è tipica di Giacca Verde. Quindi diciamo che la Giacca Verde e Miyazaki e Takahata in questo caso vincono su Giacca Rosa e Giacca Rossa, che hanno delle piccole particine. In realtà di Giacca Rosa c'è veramente soltanto la Giacca Rosa e basta. Ora, tutto questo lo sto dicendo perché se siete dei fanatici di Lupin come il sottoscritto, chiaramente potreste uscirne amareggiati o noterete queste piccole differenze. Per invece tutti coloro che sono persone normali, che hanno una vita e che non pensano a Lupin in ogni momento del loro essere, beh, non ve ne renderete neanche conto, non vi preoccupate, Lupin è sempre Lupin, la sua banda è
sempre al massimo. Abbiamo un Jigen e un Gemon assolutamente partecipi, anche Fujiko ha un ruolo abbastanza costruito, e il buon Zenigata è sempre Zenigata. Tra l'altro la cosa che amo di Zenigata, quando fanno questi crossover o queste cose particolari, è che lui viene idolatrato in maniera assoluta dagli investigatori controparte come questo eroe proveniente dal Giappone, dall'Interpol, anche se poi in realtà poverino non gliene va mai bene una, e anche qua. Ma il buon Toshi Uzumi, quindi l'investigatore degli occhi di gatto, lo guarda con gli occhi a cuore. Questa cosa a me fa sempre veramente morire, perché Zazà è pur sempre il nostro paparino o zietto, come lo chiama il buon vecchio Lupin. Questo film, ripeto, non me la sento assolutamente di dirlo bocciato, come ho visto dire da molti recensori. Io non sono un recensore, non sono un critico, sono un fan di Lupin. A me questo film mi ha molto divertito, proprio per il discorso che riesce a intrecciare molto bene la figura di Lupin, che diventa una sorta di mentore, come vi dicevo, a quelle di Occhi di Gatto, che sono delle ladre sicuramente più caserecce, passatemi il termine, rispetto a Lupin. I due personaggi, le due bande di ladri, anzi, si integrano alla perfezione. Benché la trama non sia sempre scritta in maniera così solida, benché l'animazione non sia sicuramente quella del miglior film di Lupin, in sostanza questo film mi ha molto molto divertito. Quindi guardatelo, cercate di guardarlo un po' con questi occhi. Se siete fan di Occhi di Gatto sicuramente avrete delle grandi soddisfazioni, perché ripeto, la trama è veramente basilare per questo gruppo di ladre. Io vi ringrazio per essere stati qua con me a sentirmi ciarlare ancora una volta di Lupin III. Vi giuro che settimana prossima, per chi segue la mia parte trash, si torna ai lidi del manifesto del cinema trash con un film che ho già in mente, assolutamente capolavoro, ve lo assicuro, si parla di un'opera veramente magistrale. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!